questa è una cosa che ci scalda il cuore. Perché lo spettacolo non va? Perché? È colpa del teatro. Che cos'ha che non va? Dai posti, si vede il palcoscenico. Stazione Popolare, io ho la rabbia vera. C'ho tutto vero, lo strillo, il singhiozzo, se voglio. Io non voglio fare il simpatico, perché devo fare il simpatico? Io non concedo, io non strizzo l'occhio al pubblico, va bene? Io pure che dico buonasera, sono ambiguo, dialettico, complicato nell'intimo. Io se rido, perché non è che rido tanto per ridere. Rido, quando rido è per punizione, per disprezzo. Quando che rido io? È un cazzotto nello stomaco. Per esempio io c'ho una fortuna, sono ignorante. Ma sono ignorante vero. Grazie Presidente. Premesso che la velocizzazione del corridoio costituisce opera strategica ed impegnativa per il governo italiano, che in questo momento codesto deve essere assicurata un'adeguata modernizzazione della linea ferroviaria. Non è infatti neanche pensabile che i due corridoi ferroviari Tirreno e Adriatico sia ammodernati, velocizzati, mentre il possibile ammodernamento degli stessi corridoi abbia tempi di percorrenza oltre 5 ore, assolutamente inadeguate e penalizzate per i viaggiatori. L'ammodernamento della ferrovia istituisce altresì opera strategica per il turismo e lo sviluppo economico, nonché opera oramai ineludibile per la drastica riduzione del fenomeno di codesta nel traffico veicolare a Roma. Tutto ciò premesso impegna il Governo e in particolare il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a procedere in via prioritaria a realizzare le opere di adeguamento della velocizzazione della linea ferroviaria Pescara. Il regime fascista, in conformità delle disposizioni dei nuovi codici penali, dirette a salvaguardare l'ordine morale, giuridico e sociale dello Stato, persegue il suo alto nobilissimo scopo. A Gorizia è stato recentemente inaugurato l'assistenziario per i liberati del carcere. Con il lavoro e con l'assistenza verranno ridati alla patria, alla famiglia, alla società ottimi cittadini. Che la struttura portante del ponte sarà in elenchi telefonici. Abbiamo fissato la prova col modellino, sì. Siamo andati a dormire sereni, eh? Il modellino, sì? Nottetempo, ha deciso di crollare. L'abbiamo trovato squagliato sul pavimento. Ma evidentemente ansia da prestazione. Ma questi sono i pezzi per il ponte. Ma li prendiamo, all'IKEA, dove credete che li andiamo a prendere? Vai all'IKEA col tuo carrellino, sì. Giri, prendi un po' di salmone, certo, un po' di patate bollite, dei pezzi per il e ponte. Passi un bel pomeriggio, due pezzi, sì, per il ponte, via, certo. Un tuffo nelle palline colorate. Che lo cavalcone non regga! C'è chi regge lo cavalcone, la mano di Dio! Ricordate Tommaso, l'apostolo incredulo! Avanti, in fila, Longobarda! Passa via! Che la mano di Dio ci regge!
e non temete! Abbiate fede nello cavalcone! Oh, uomo di poca fede! Vieni, si fa ecoro! Transea! Dio ha levato la mano! Cittadini di Frosinone! Lo sapevate? Ci avete mai pensato? Oggi, 9 dicembre 2014, si venera il santo San Siro. Ave nobis, Madre nostra, Presidente della Regione Nicola Zingaretti. Concittadini amatissimi, in cambio del commovente affetto che mi dimostrate prima di partire, vi do una consolante notizia. Per l'avvenire e per l'incremento di questo nobile paese, io ho deciso di costruire a spese mie un magnifico manicomio. State tranquilli, per me siete tutti uguali, uomini e porci. Se fossi pazzo e dopo eternato approfitterei di un momento di lucidità. Lasciate il mio delirio, mio unico martirio, che faccia fuori meglio un dottore, sì un dottore. Adesso si è deciso da quest'anno che dobbiamo pensarla tutti più o meno allo stesso modo. E dobbiamo stare tutti sulla stessa barca. Arriva il cameriere col conto, voi ve lo leggete quello che c'è da pagare oppure no? Voglio dire, preferite scegliere voi quello che dovete mangiare o vi accontentate di quello che vi diamo noi? Perché se non l'avete ancora capito, qua noi stiamo a rifare l'inciucio. E anche in questo momento noi stiamo decidendo cose grosse, senza chiedervi il permesso. E voi che fate? State zitti così. La verità. E chi l'ha mai detta? Io mi sono sempre aggiustato gli affari miei, assieme a quei galantuomini dei miei colleghi, a quegli ipocriti dei miei avversari. Si sceglie il meno peggio. Ecco, lo si porta ad esempio, come se non ci potesse essere strada migliore, come se ci fosse solo una possibilità. A noi ci dovete fare pelo e contropelo.